famiglia Ricci-Gurbastro da 18 generazioni conduce aziende qui in Franciacorta ed in Emilia-Romagna. Mio padre nel 1967, mio padre Gualberto, fu tra i fondatori della denominazione, 11 produttori che fecero partire la storia moderna di questo territorio, che però è una storia in realtà antica. Questa azienda produceva vino già nei secoli precedenti, come numerose testimonianze anche al museo confermano. Negli anni ovviamente alla storia si è affiancata la parte moderna, quindi una combinazione di tradizione e innovazione. Facciamo molte ricerche, quindi molti dei prodotti attualmente sul mercato sono frutto di ricerche interne e di innovazioni che abbiamo fatto qui in azienda. La particolarità per quanto riguarda questa azienda è anche che abbiamo questo museo del vino, che è l'unico esistente in Franciacorta, un museo che racconta attraverso i secoli il vino e la vitivinicoltura della Franciacorta, ma anche ovviamente il resto dell'agricoltura. Questa era un'azienda che aveva vigneti e cantina, ma anche stalle e seminativi. Oggi sono solo vigneti, e un percorso che quindi, partendo dal museo, racconta il passato per poi raccontare il presente in cantina e terminare con una degustazione. L'azienda dal 1980 è un'azienda con agricoltura a basso impatto ambientale, quindi da quell'anno, 40 anni fa, non usiamo più diserbanti. Abbiamo inserito la prima centralina meteorologica per assisterci nella scelta del momento dei trattamenti già negli anni 80. Oggi sono ben due centraline sulla superficie aziendale, e questo ci ha portato nel tempo a diventare sempre un po' pionieri in tutto quello che riguardava l'agro ambientale, quindi dall'agricoltura a basso impatto ambientale al biologico. Oggi siamo una delle prime 9 aziende italiane certificate dal 2017 come sostenibili secondo lo standard Equalitas, quindi sostenibilità sui 3 pilastri: ambientale, sociale ed economico. Il nostro bilancio di sostenibilità, i nostri bilanci, perché ormai sono già 3 i bilanci pronti, sono pubblicati, sono a disposizione di tutti, per dare al racconto della sostenibilità anche una visibilità, perché oggi, se andiamo sui giornali, sostenibilità è una parola che compare in almeno 10 titoli, e sono pronto a scommettere forse sono anche 12, ma pochi di noi come consumatori conoscono la effettiva portata di questa parola. Concludo dicendo che oramai l'azienda ha una sua visibilità nazionale e internazionale. Esportiamo molto, oltre il 36% del nostro fatturato è sui mercati esteri, non soltanto quelli europei, ma anche l'America, l'Asia e l'Australia. Quindi una visione del mercato e del mondo esterno che mi piace definire molto cosmopolita, pur partendo da un posto piccolino e una volta quasi sconosciuto come la Franciacorta.